Si concluderà oggi a Bari il doppio evento legato al turismo by Puglia e BTM nella Fiera del Levante. Tanti addetti ai lavori per analizzare le tendenze e le prospettive del settore e noi vediamo nel nostro contributo come è andata ieri e cosa è previsto soprattutto nella giornata di oggi. Ce lo racconta Maurizio Spaccavento. Formazione, ambiente, inclusività. Tanti i temi affrontati nella seconda delle tre giornate del doppio evento sul turismo by Puglia BTM in corso nella Fiera del Levante di Bari. Quanto il turismo può contribuire a combattere l'emergenza climatica? Su questo quesito si è aperto un confronto tra regione e grandi stakeholder privati. In tema di sostenibilità, per esempio, molte piccole città pugliesi nei periodi clou del turismo moltiplicano le presenze in modo esponenziale. Quando si parla di overtourism, quando si parla di città turistiche, molto spesso si ha a che fare con un livello di servizi che nell'arco dell'anno può assolutamente cambiare. È uno dei temi di cui ci stiamo occupando, di cui si dovrà occupare sempre di più anche la DMO, perché vogliamo città che abbiano un buon equilibrio fra cittadini residenti e cittadini temporanei. È una delle riflessioni alla base di qualsiasi confronto a livello nazionale e anche mondiale, permettetemi di dire. Ci concentriamo su temi che sono caldi in queste ore perché da quando il turismo finalmente l'anno scorso ha ricominciato a macinare numeri importanti, si pongono anche quelli che erano i problemi irrisolti che ci eravamo lasciati alle spalle nel 2019, tra cui proprio quello della sostenibilità del turismo in tutti i sensi, quello ovviamente da un punto di vista naturalistico, ambientale, ma anche di che cosa vuol dire sfruttare i territori oltre un limite che a un certo punto diventa invalicabile, che è quello che succede in alcune delle nostre destinazioni in piena estate. Il traguardo della sostenibilità ancora non è vicino, ma la strada è quella giusta. Beh, noi siamo molto lontani. Io credo che ci sia un passaggio culturale fondamentale da fare a livello politico, perché la politica ha sempre giocato un ruolo di sponda, cioè è andata sempre dove conveniva andare per ottenere voti. Io credo che ci sia maggiore bisogno di consapevolezza e cultura dell'investimento nel green, piuttosto che continuare a giocare semplicemente su quello che è comodo, come abbiamo visto il 110% o altre formule che possono sembrare a brevissimo termine attrarre l'attenzione delle persone. Il tema è molto complesso, molto complicato. Questo è il primo evento in Italia che parla di emergenza climatica e turismo. La BIT che c'è stata un mese fa non ne ha neanche parlato. Il TTG che c'è stato a ottobre dell'anno scorso, che è l'evento professionale internazionale del turismo italiano, dove ci sono tutti i buyer internazionali che comprano in Italia, ha accennato il problema ma non ha dato nessun tipo di indicazione. Le indicazioni che diamo qui sono A di occuparsene, B bisogna convergere pubblico e privato ed è la ragione per cui abbiamo favorito un processo anche tra un attimo di colloquio tra la regione e i più importanti stakeholder privati. Venerdì ci sarà l'incontro tra la regione sui stessi temi e tutti i comuni turistici più rilevanti della regione e soprattutto bisogna lavorare sulle competenze e bisogna fare in tutti i comuni, a cominciare dalla regione, i piani di adattamento climatico che riguardano ovviamente il turismo. Quello della formazione è un altro tema caldo nelle strategie di sviluppo turistico della Regione Puglia. Assessore, già dalla BIT di Milano è emerso un concetto che la Puglia, dopo la quantità, vuole puntare alla qualità. La Esattamente. formazione è parte integrante di questo processo. Esattamente così. Io penso che la Puglia non deve più badare, che sono sempre importanti ovviamente, ai numeri, a quante persone arrivano, ma dobbiamo puntare alla qualità, cioè noi dobbiamo dare servizi, i servizi devono essere di altissimo livello. Stiamo lavorando per questo, quindi il lavoro deve essere un lavoro, dove tutti quanti gli attori devono essere protagonisti, quindi non basta soltanto, lo sviluppo dell'impresa, non basta soltanto la viabilità, non basta soltanto l'ambiente, non basta soltanto la formazione, deve essere, un lavoro davvero, fatto da tutti quanti insieme, davvero in sinergia, perché solo così noi potremmo offrire dei servizi e la qualità, soprattutto della formazione deve essere molto alta. Qual è il modello ITS? Il modello ETS è quella dell'integrazione di tutte le risorse che sul territorio hanno a cuore questo tipo di problemi. Io li chiamo problemi, ma sono delle risorse che noi abbiamo all'interno del territorio. Tutti coloro che possono effettivamente dare un contributo affinché la formazione sia
come è stato detto in questo panel che si è testé concluso, che sia veramente efficace, una formazione che porti i ragazzi ad essere competenti e a rispondere sulla qualificazione che spesso viene richiesta nel mondo del lavoro. Oggi è conseguente, tutto ciò è conseguente al fatto che la Puglia ha fatto anche un salto di qualità rispetto alla, diciamo, ai target che alla Puglia si riferiscono per venire a passare le loro vacanze o fare quant'altro. È chiaro che a questo salto di qualità corrisponde ovviamente una qualità nei servizi che si è molto, ma molto, è molto lievitata. E questo noi abbiamo l'obbligo di farlo. Come ITS è chiaro che noi abbiamo già intrinsecamente la struttura organizzativa, la flessibilità e tutto ciò che ci permette di adattarci a quelli che sono i bisogni del territorio. Dobbiamo essere aiutati da tutti quelli che sono poi gli stakeholder che ci sono intorno. Le risposte dei ragazzi quali sono? Le risposte dei ragazzi sono splendide, perché i ragazzi che vengono a superare le nostre selezioni d'ingresso e entrano convinti di stare ad affrontare un'avventura che spesso, guardi, abbiamo parlato tanto di lavoro, di aziende che danno lavoro, spesso i nostri ragazzi vogliono anche inventarsi il lavoro, quindi essere imprenditori loro stessi, e soprattutto nel mio ITS per esempio ho tantissimi casi di successo di autoimprenditorialità che io sto cercando di mettere su anche in una descrizione che sia capace di dare a tutti coloro che guardano all'ITS anche una visione positiva. Al benessere sociale e a comunità ospitali per il turismo accessibile e inclusivo punta il progetto Costa della Regione Puglia, un lavoro in sinergia tra gli assessorati al turismo e al welfare. Sì, è un progetto pilota che è stato finanziato dal Ministero della Disabilità. Devo dire che non tutte le regioni sono riuscite a cogliere l'opportunità data dal Ministero e la Regione Puglia è riuscita. Con 1.800.000 euro cerchiamo di rendere la Puglia, le strutture, le imprese e tutte le aziende che si occupano di turismo più accessibili, più accoglienti, più a misura insomma di disabile e della sua famiglia, quindi chiaramente cercando di accogliere le persone con disabilità, di essere più attrattivi, ma sicuramente è un motivo anche non solo di orgoglio ma anche un dovere morale. Allora, questo progetto prevede innanzitutto, ed è una parte innovativa anche questa nell'ambito del sociale, l'aggregazione, quindi la rete tra profit e no profit, cioè enti del terzo settore, associazioni dei disabili e imprenditori del turismo che si mettono insieme per creare delle attività fruibili dai disabili, che possono essere sia una spiaggia attrezzata per i disabili che, non lo so, attività di barca a vela e quindi il giro della costa, ma soprattutto unitamente a questo devono inserire i disabili nell'attività lavorativa. Tutto questo nasce come un progetto, e questo ci tengo a sottolineare, condiviso con l'assessorato al turismo, finalmente in un'ottica appunto di collaborazione. Abbiamo da sempre detto che la Puglia deve essere protagonista di accoglienza totale, e questo lo facciamo sia per tutti i popoli e tutti coloro che vogliono sentirsi pugliesi, non ci importa per quanti giorni o se per sempre, ma lo facciamo anche con una sensibilità verso le barriere non solo architettoniche ma molto spesso anche culturali che si incontrano non solo quando si vive in un posto ma anche quando lo si affronta con gli occhi del turismo. Questo progetto, per il quale ringrazio la collega Barone, che ha sottolineato la sinergia tra i due assessorati. Sì, è un modello anche di lavoro a quattro mani, di integrazione e di contaminazione fra settori che apparentemente non hanno nessun punto di contatto, ma che invece nel prossimo futuro lavoreranno sempre di più, anche a partire da questo progetto, su progettualità condivise, perché è quello che in questo momento ci chiede il mercato e soprattutto ci chiede la possibilità di avere una sensibilità oltre che per i temi ambientali anche per i temi sociali. Cercheremo da questo progetto di costruire delle best practice che poi siano scalabili e applicabili in tutte le destinazioni interne della Puglia. Il progetto Costa, come il Dipartimento Welfare e Puglia Promozione, non promuove un prodotto come può essere il wedding, il bike, l'enogastronomia. Qui si tratta dell'accessibilità alla costa per i disabili. Questa è l'accoglienza che noi vogliamo dalla Puglia, e quindi non è marketing ma è socialità. La terza e ultima giornata della BTM nella Fiera del Levante di Bari sarà anche quella clou del Bai Puglia.
Gli operatori locali promuoveranno i loro servizi, la loro offerta e la proporranno ai buyer che da ormai 3 giorni sono in Puglia, buyer internazionali alla ricerca di esperienze esclusive, alla ricerca di offerta ricettiva sempre più qualificata. È un modello che ha sempre funzionato negli altri anni, sentivamo l'esigenza di riportarlo agli onori delle cronache, ma anche di supportare il mercato in questo senso. Le prime indicazioni sono già ottime, ma li vedremo all'opera in più di 1300 incontri che saranno promossi fra i quasi 100 buyer e tutti gli operatori presenti al Buy Puglia, gli operatori pugliesi che sono presenti in questa iniziativa. Non solo B2B, operatori pugliesi e buyers potranno restare in contatto grazie ad una iniziativa online di Puglia Promozione. Una piattaforma di Puglia Promozione per mettere in comunicazione domande e offerta. Buy Puglia Matching Platform, noi siamo per incontrare tutti i tour operator e gli operatori qui in sede dopo che hanno girato l'intera Puglia, ma vogliamo che restino in contatto con tutti i nostri operatori attraverso l'online, che è sicuramente una gestione intelligente, smart e innovativa di questa nuova fiera che si svolge a Bari.